Per gli antichi, questo era il mare delle sirene. Cullate dal ritmo infinito dell'onda, lanciavano il loro irresistibile richiamo ai naviganti, inducendoli a dimenticare la loro meta e a perdersi nella magica bellezza di questi luoghi. E l'incantesimo si perpetua. Da sempre, la bellezza dell'Isola Azzurra affascina il mondo. Frequentata dal jet set internazionale, ma anche dalla gente comune, di fronte alla penisola sorrentina, a sole 3 miglia marine da Punta Campanella, l'isola di Capri è uno dei luoghi di maggiore attrattiva della provincia di Napoli e dell'intera penisola. Mondana e internazionale, Capri è un'isola che non si dimentica. Fu amata da tanti, a incominciare dagli imperatori romani Cesare Augusto e Tiberio, che lì trascorse gli ultimi 10 anni della sua vita, e l'arricchì di imponenti ville, le cui vestigia nei luoghi più belli e impervi dell'isola testimoniano come a quell'epoca la centralità dell'impero romano si era trasferita da Roma a Capri. Cesare Augusto, visitando Capri nel 29 a.C., fu talmente colpito dalle sue bellezze che l'acquistò dalla città di Napoli in cambio della vicina Ischia, più vasta e più ricca. Tiberio, il suo successore, vi dimorò dal 27 al 37 d.C., costruendovi, secondo la tradizione, ben 12 ville, ciascuna dedicata a una divinità dell'Olimpo. E Villa Iovis, la più grandiosa di esse, situata in posizione panoramica e dominante sullo sperone roccioso di Monte Tiberio, i cui lati a picco sul mare guardano il Golfo di Napoli e Punta Campanella, divenne la sua dimora abituale e da lì governò l'impero romano. Altri imperatori soggiornarono a Capri dopo Tiberio e fino al IV secolo d.C. fu frequentata e abitata dai nobili romani. L'isola, passata più tardi di nuovo al Ducato di Napoli, nel VI e VII secolo subì le incursioni dei pirati saraceni e in quelli successivi le dominazioni dei Longobardi, dei Normanni, degli Angioini, degli Aragonesi e infine degli Spagnoli. Nel 700 e 800, in contemporanea con il grande rigoglio politico e artistico della città di Napoli, Capri ne seguì ancora una volta le sorti. Ne sono testimonianza le stupende architetture di chiese e conventi nei due centri urbani dell'isola. A partire dalla seconda metà del 700, la perla del Mediterraneo fu prescelta come soggiorno dai Borbone per la caccia alle quaglie e come meta di viaggio. L'etimologia del nome Capri è greca, da capros, cinghiale. Il rinvenimento di molti resti fossili di questo animale confermano che essa fu l'isola dei cinghiali e non delle capre, come farebbe intendere un'improbabile derivazione latina del nome. L'isola, divisa nei due comuni di Capri e Anacapri, con i caratteristici borghi di Marina Grande, dove ha sede il porto, e di Marina Piccola, presenta un territorio prevalentemente montuoso, a picco sul mare. Ad est il Monte Tiberio, e ad ovest il Monte Solaro, uniti da una sella verdeggiante con coltivazioni di agrumi e vigneti che si arrampicano sui pendii, incorniciate da una natura rigogliosa e ricca di ben 850 specie arboree mediterranee. Le coste, dirupate e scoscese, sono costellate di fantastiche grotte, se ne contano ben 65, tra cui la più famosa per la particolare colorazione che assume al suo interno l'acqua del mare è senza dubbio la Grotta Azzurra. Il mare tutto intorno all'isola assume per la varietà dei fondali le colorazioni più diverse, dal verde smeraldo più intenso al blu cobalto del lapislazzulo. Ma Capri è celebre soprattutto per i suoi faraglioni, un incontestabile marchio internazionale che caratterizza l'isola. Il primo, di nome Stella, è alto 109 metri ed è unito alla costa. Il secondo, il faraglione di mezzo, alto 81 metri, presenta una galleria naturale che lo attraversa per intero di circa 60 metri. E poi c'è un terzo faraglione, lo Scopolo, alto 104 metri,
abitato dalla famosa lucertola azzurra, oggi rarità zoologica protetta. Un quarto faraglione, isolato di fronte al porto di Tragara, è denominato il Monacone, dal bove marino o foca monaca, che vi ha dimorato fino al secolo scorso. Favorita da un clima dolcissimo in ogni stagione dell'anno, dalle incredibili bellezze naturali e da un'ottima ricettività alberghiera, Capri ha nel turismo la sua principale attività economica, a cui si affiancano l'agricoltura, la pesca e l'artigianato. Che Ischia possedesse innumerevoli attrattive, l'avevano già scoperto indubbiamente gli antichi. Lo testimoniano i ritrovamenti dei primi insediamenti greci e, con maggiore evidenza, le rovine del castello aragonese, una vera e propria città, sorta dove già Gerone Siracusano aveva edificato la sua formidabile rocca. Verdi colline avvistarono i primi marinai greci che sbarcarono sull'isola, nella baia di San Montano, 8 secoli prima di Cristo. Venivano da lontano, dall'isola di Eubea, ma quella terra apparve loro subito familiare. Sul promontorio di Montevico e nella pianura sottostante, i greci costruirono la loro nuova città, Pitecusa, che divenne punto nevralgico dei commerci tra la Grecia e le popolazioni italiche. Fu quello il primo insediamento greco nel Mediterraneo occidentale, l'inizio della Magna Grecia. E proprio alla Magna Grecia è dedicato il museo archeologico di Villa Arbusto a Lacco Ameno. Lì sono ospitati i preziosi reperti rinvenuti dall'archeologo Giorgio Büchner in 30 anni di scavi nella necropoli di San Montano. E in primo piano la cosiddetta Coppa di Nestore, su cui è inciso il più antico testo scritto rinvenuto in Occidente. La zona di Lacco Ameno rimase il maggiore centro abitato dell'isola fino al Medioevo, quando le invasioni barbariche convinsero la popolazione a rifugiarsi sull'isolotto su cui doveva poi sorgere il castello. Lì si sviluppò la città, mentre sull'isola Grande, come era chiamata, non erano che piccoli villaggi, dove la popolazione viveva tra il pericolo delle invasioni straniere e la paura per terremoti ed eruzioni, allora piuttosto frequenti. Intanto l'isola subiva le incursioni dei pirati saraceni e lungo le coste sorsero imponenti torri di difesa. Quello di Forio era il versante più esposto e la popolazione vi costruì ben 14 torri con il tipico tufo verde dell'Epomeo. Tra queste il famoso Torrione, simbolo della cittadina, che ospita oggi un museo dedicato a un artista isolano. Lo spettacolo delle coste ischitane è maestoso, specie lungo il versante meridionale, dove imponenti pareti rocciose si ergono a picco sul mare. Le complesse vicende geologiche dell'isola sono tutte incise in quei fitti strati di roccia vulcanica dalle più varie sfumature di colore, testimonianze delle eruzioni che nei millenni modellarono la terra ischitana. La costa varia di continuo. Ai severi promontori coperti di vegetazione seguono magnifiche insenature, in cui il mare assume colorazioni stupefacenti. Ischia sfoggia su quel versante due dei suoi più preziosi gioielli: Sant'Angelo, il caratteristico paesino presepe proteso sul mare, che è ancora con le sue piccole case aggrappate alla roccia dai vivaci colori pastello, con la sua popolazione semplice e attiva, un'autentica oasi di pace incontaminata. Subito dopo il villaggio ecco presentarsi la spiaggia dei Maronti, la più grande dell'isola. Più volte bandiera blu dell'Unione Europea, il Lido dei Maronti è rinomato tra l'altro per l'alta temperatura della sua sabbia, utilizzata anche a scopo terapeutico. Altri promontori e insenature disegnano il profilo dell'isola fino alla spiaggia di Carta Romana, frequentata fin da tempi antichissimi.
Qui ci si imbatte in uno degli scenari più affascinanti dell'isola, la Baia di Sant'Anna, con i suoi enormi scogli e l'isolotto del Castello Aragonese, che, possente, emerge dal mare. All'acqua Ameno, dopo il celebre fungo, il caratteristico scoglio di tufo verde simbolo della ridente cittadina. Tra i promontori di Montevico e Zaro si apre la magnifica Baia di San Montano, dove sbarcarono i primi coloni greci dell'isola. Panorami di rara bellezza contraddistinguono anche il litorale di Forio. Le ampie spiagge di San Francesco, di Cava dell'Isola e di Citara sono amatissime da quanti scelgono l'Isola Verde per un soggiorno all'insegna del mare e del sole. Miniere d'oro. Così il medico Giulio Iasolino aveva ribattezzato le sorgenti termali dell'isola di Ischia in un celebre volume del 1588. Erano stati per primi i romani, grandi fruitori delle terme, ad accorgersi di quella particolare ricchezza dell'isola, conseguenza della sua origine vulcanica. Scende l'acqua piovana sulla terra di Ischia e, scorrendo vicino alle fumarole, si riscalda, rubando alle rocce i minerali che la arricchiscono, donandole la capacità di guarire. Notevole il livello dei servizi offerti alla clientela nelle strutture ischitane. Le cure tradizionali si accompagnano ormai a massaggi, fisioterapia, ginnastica correttiva e riabilitativa, sauna. Secondo una tendenza sempre più accentuata, le terme sono diventate luoghi di recupero del benessere psicofisico dell'individuo. L'isola d'Ischia è l'unico luogo al mondo in cui la natura e l'impegno dell'uomo hanno saputo creare quelle meraviglie che sono i parchi termali. Nei luoghi più panoramici dell'isola offrono ai loro visitatori piscine termali di diverse gradazioni, incastonate in lussureggianti giardini, spiagge private, reparti per le cure termali tradizionali e servizi di alto livello. Un'offerta di svago e riflessione completa, che conferma Ischia un'isola per tutti i gusti e per tutte le stagioni, non solo dell'anno, ma anche della vita. Considerata da sempre la Cenerentola delle isole partenopee, Procida sembra fare di tutto per restare al di fuori del caotico e internazionale flusso turistico che ha reso celebri nel mondo le sue consorelle maggiori. E in effetti, da sempre, l'isola vive un'esistenza discreta, quasi pudica, come insofferente a mostrare le sue bellezze naturali, che pure sono tante e davvero affascinanti. Priva della principale ricchezza naturale di Ischia, l'acqua termominerale, l'isola ha dovuto sempre fare i conti con la sopravvivenza. Penalizzata per secoli dalla minacciosa presenza del carcere di massima sicurezza, dal significativo nome di Terra Murata, ha riversato le sue forze in campi molto diversi dal turismo, la pesca e la marineria. E sfruttando l'anima marinara, che da sempre ha reso i procidani grandi uomini di mare, sono partiti da qui i più grandi capitani di lungo corso che abbia mai avuto l'Italia. Gente di mare di prim'ordine che ha solcato i mari di tutto il mondo. La crisi della marineria però comincia a farsi sentire e l'isola, pur restia a mettersi in mostra, comincia da qualche anno a riscoprire se stessa, a rifarsi il look, ad accettare sempre più l'idea del turista come un bene inevitabile.
Per questo oggi, seppure in una ricettività decisamente più familiare delle offerte caprese e ischitane, molti vacanzieri di buon palato hanno cominciato a scoprire il fascino della chiaiolella, di vivara, della corricella, ma pure quello di una vita semplice e sana, dove il rumore principale è quello della risacca. E l'odore che regna su tutto è quello della salsedine. Questa è Procida, un regno di mare semplice e orgoglioso, disposto a concedersi solo a chi sappia veramente amarla, senza condizioni.